Te estoy diciendo. Dobbiamo dare continuità a quello che stiamo facendo, che penso che sia la cosa più importante. No, loro hanno comunque, oltre Mammarella, hanno altri ottimi giocatori, quindi, come ho detto prima, sicuramente non troveremo la squadra che c'era in precampionato, quindi arrivano comunque da un pareggio in casa contro lo Spezia, e dove hanno comunque fatto un'ottima partita, quindi noi dovremo cercare di dare il massimo per, ripeto, per portare a casa i 3 punti, perché non sarà sicuramente una passeggiata. Noi scenderemo in campo per vincere, ma sappiamo che dall'altra parte c'è una squadra con degli ottimi giocatori, con un grande allenatore, che penso che comunque quando vengono qua a giocare a Bari vogliono sempre fare una bella prestazione, quindi noi dovremo dare sempre di più, perché è inutile che ci nascondiamo, ma quando vengono qui o quando andiamo a giocare siamo comunque noi la squadra da battere. Ho visto l'altra volta le statistiche, siamo la squadra di Serie B che abbiamo fatto più gol nella ripresa, se non sbaglio. Quindi l'importante è che alla fine del 90esimo porti a casa i 3 punti, quindi è la cosa più importante. O che li fai prima o li fai dopo, alla fine quello che conta è poi il risultato finale. Quindi ripeto, dobbiamo continuare così e dare continuità a quello che stiamo facendo e soprattutto i risultati, quindi avremo delle partite, come tutti dicono, partite semplici, ma di partite semplici non ce ne sono, quindi dobbiamo cercare di, in queste 5 partite, vedendo il calendario, fare più punti possibili. Chi scende in campo non è che cambia più di tanto, quindi per noi sarà sicuramente una partita difficile, ma sicuramente arriviamo da 2 ottimi risultati, da 2 ottime prestazioni, quindi ripeto, giocare poi davanti al nostro pubblico, sicuramente poi domenica saranno, da quanto ho capito, saranno molte più persone, molti più tifosi, quindi sarà ancora di più per portare a casa questi punti. Vabbè, ma Rosina lo sappiamo tutti che giocatore ha, quindi non è che si sa che è un giocatore straordinario, comunque è un giocatore che negli anni ha fatto la sua storia, quindi nel senso ti dà dei palloni che penso che anche in Serie A pochi giocatori te li danno, quindi sicuramente per me è un onore giocare con lui, ho da imparare tanto da lui ma anche da altri miei compagni, quindi sì, beh, ognuno di noi ha le caratteristiche diverse, quindi ovvio. È inutile nascondere che con Rosina comunque è un giocatore che, come si vuole, ti manda in porta da un momento all'altro, è inutile dirlo, però c'è anche lo stesso Sansone che comunque è un gran giocatore e c'è anche lui le giocate, ha un grande tiro, quindi non è che devo scoprire io le qualità dei miei compagni, quindi ripeto, chiunque gioca il suo lo fa sempre. Come ho iniziato bene posso anche finire male, quindi nel senso, però devo dare, ripeto, continuità a quello che magari l'anno scorso non accadeva, che magari ancora è presto, quindi nel dire, ovvio che se faccio gol il mio intento, io sono un attaccante e voglio sempre far gol, ogni palla spero di buttarla dentro, però poi comunque ci sono anche gli avversari, ripeto, ovvio se faccio gol sono più contento per me, ma soprattutto per la squadra, se poi il risultato diventa una vittoria, quindi ripeto, sono contento di quello che sto facendo finora, ma devo continuare a lavorare sempre giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, solo così poi posso diventare comunque, crescere comunque nel mio cammino da giocatore. Ma sicuramente loro sono molto abili nelle palle inattive, hanno comunque Mammarella che ha un ottimo piede, hanno comunque dei saltatori importanti, quindi dovremmo stare più attenti su quella pericolosità lì. Poi il resto comunque anche come giocano, comunque noi non ci dobbiamo tanto preoccupare degli altri, dobbiamo preoccuparci per di noi stessi, soprattutto quando giochiamo in casa. Quindi penso che se giochiamo da Bari come abbiamo fatto le altre partite, non dobbiamo temere nessuno. Diciamo che magari in alcune situazioni dovremmo gestire un po' più la palla, quindi nel senso alcune volte siamo troppo frenetici e magari rischiamo troppe ripartenze, quello ovvio, dobbiamo cercare di lavorare sempre giorno dopo giorno, perché comunque, ripeto, ci sono molti giocatori che sono arrivati da quanto? Da neanche quasi un mese, forse un mese e mezzo,
Quindi ripeto, la squadra si sta piano piano sta capendo bene gli schemi del mister e dove comunque penso che già da domenica si vedranno altri risultati. Sicuramente anche noi non è che vogliamo sempre partire in svantaggio, anzi, Sì, perché poi diventa no, pericoloso. perché comunque non è che dici Ci sempre è riesci? sempre festa, che poi rimonti sempre. Quindi se passiamo in vantaggio non è che per noi ci dispiace, anzi, e se la chiudiamo anche prima, meglio ancora. Quindi penso che l'unica nota che ti posso dire è che magari dovremmo tenere sicuramente più palla. Noi scendiamo sicuramente in campo per fare la nostra partita. Poi comunque gli avversari la preparano bene anche loro. Quindi poi, ovvio, per quello che si è visto ora, sembra un Bari che magari si sveglia tardi. Però sicuramente riguardando tutte le altre partite non mi sembra che gli avversari hanno fatto chissà che. Anzi, ogni volta che a Latina il gol è successo che abbiamo preso a un minuto dalla fine, con un uomo in Sì, meno, è normale che io mi sono posto degli obiettivi, è normale, quindi nel senso se faccio 20 gol, ben vengano, faccio 15 pure, quindi non è che se arrivo a 10 gol mi fermo, anzi voglio sempre continuare, perché comunque non mi pongo limiti, capito? Quindi voglio essere costante in quello che faccio e diventare un giocatore a tutti gli effetti.